Lui è Tristan, non so se lo ricordate, uno dei tre cuccioli del segreto, sì, perché avevamo una cucciolata di tre ai quali avevamo deciso di dare il nome, i nomi dei personaggi della telenovela Il Segreto. Lui quindi era il maschietto Tristan, poi c'erano anche Soledad e Pepa. Le sorelline sono state subito adottate, Tristan invece è rimasto qui in canile e adesso il suo nome è Tristan. Gli si addice veramente perché è tutto triste sto piccino qui, senza le sorelline. È anche molto timido. È arrivato a 5 mesi questo piccolo. E adesso posso dirvi che è un cucciolo sicuramente di taglia media e non di taglia grande. E nel suo aspetto, guardate, è un po' labradorino, ma proprio appena. Diciamo un mix lupetto labradorino, un dolce meticcetto. Piccolo Tristan. Oggi è domenica, il canile è chiuso, ma io ho deciso di dedicarmi a te, di farti delle foto e un video, perché non è possibile che non ti adottino. Sei un cagnolino proprio bello, graziosissimo, tenerissimo, un muso stupendo, vieni bene in foto. Non capisco proprio perché. Anzi, naturalmente. Un motivo, io lo so qual è il motivo per cui non chiamano, non certo perché non sei bello e dolce, ma perché siamo ormai all'inizio dell'estate, la gente pensa alle vacanze e non ad adoccare i cucciolotti. Che peccato, Tristan, anche tu crescerai in canile. Adesso sei proprio un cucciolo, 5 mesi, ancora un bimbo sei tu. Poi arriverai a 8 mesi, quasi adulto, e poi vedremo chi ti vorrà ugualmente. Come stai bene con questo nastro azzurro? Una meraviglia, ti dona tantissimo. Tristan? Che c'è? Tutti i cani intorno che abbaiano, quanto rumore. Tu non la conosci la pace di una casa. Molto presto la conoscerai. Molto presto, presto quanto non lo so. La mia promessa è che prima o poi tu uscirai di qui. Non vivrai e non morrai in canile. Avrai una famiglia, una casa, tanto affetto. E cercherò di scegliere persone veramente responsabili, in modo che tu non debba mai provare cosa vuol dire l'abbandono e il ritorno in canile. Piccolo tesoro, auguro a te la stessa fortuna che hanno avuto le sorelline Pepa e Soledad. Almeno quella. Ciao Tristan. Ciao tesoro.